con convinzione voglio sostenere la grande mobilitazione in difesa del manifesto. Ho iniziato a leggere questo giornale a 16 anni, al liceo classico, e l'ho letto per sempre. Ormai sono tanti anni, non penso a un paese, a un'informazione senza il manifesto. All'interno di quel giornale si è data voce a persone che in altri luoghi non l'hanno trovata, il dissenso, voci lontane dal pensiero unico e dal pensiero dominante. Il manifesto ci ha consegnato emozioni, ci ha fatto riflettere, ci fa ragionare, apre prospettive di alternative. È un luogo in cui non solo la sinistra, ma chiunque voglia pensare liberamente trova degli spazi nella riflessione culturale, filosofica, sociologica, la visione anche internazionale di questo giornale. Non riesco veramente a immaginare l'informazione nel nostro paese senza il manifesto. C'è bisogno della grandissima mobilitazione da nord a sud perché tutti possano contribuire e debbano contribuire economicamente a salvare questo giornale. È ovvio che anche il governo, anche chi ha responsabilità istituzionali, non può guardare la fine di giornali che rappresentano un punto di riferimento per il pensiero libero, per il dibattito, per la dialettica e questa sì, per la crescita, parola troppo spesso utilizzata in malo modo del paese. Quindi da Napoli abbiamo fatto sentire e faremo sentire la nostra voce in difesa non di un giornale amico, ma di un giornale in cui si trova uno spazio pubblico di apertura al mondo, uno spazio pubblico che poi diventa anche un bene comune, un bene di tutti.